Buongiorno a tutti, continua la nostra rassegna con ospiti di riguardo. Oggi abbiamo con noi Benedetta Sabene. Ciao Benedetta. Benedetta, Ciao Stefano, ciao a tutti. tu sei laureata in relazioni internazionali, ti sei occupata a livello accademico dal 2017 della questione del Donbass, proprio per il tuo corso di laurea, tra le altre cose. E collabori con Santoro di recente, giusto? Da un anno Da lavoro. un anno, benissimo, giornalista più che famoso, e hai deciso di scrivere, tra le altre cose, questo libro che ho acquistato, anzi che mi hai inviato gentilmente tramite la casa editrice, perché fa parte di un compito anche loro di divulgazione per fare pubblicità. Questo è un ottimo lavoro, tra l'altro, che ho letto e ho trovato molto interessante per gli spunti che vengono fatti. È diviso in tre parti. Anticipo un attimo io quello che è, perché poi tu avrai da parlare per presentarlo. È diviso in tre parti, tre capitoli che riguardano la storia di quello che è il conflitto, diciamo, tra una parte del territorio dove è sita l'Ucraina attualmente e la Russia, storicamente, quindi tre luoghi comuni, quindi, che vengono diffusi dai media mainstream, diciamo, il nazismo in Ucraina e il capitolo terzo, l'Ucraina come esempio di democrazia da difendere, no? Quindi, e la difesa dei nostri valori. Tu hai aggiunto anche i valori liberali. Generalmente noto che accennano solamente in maniera vaga ai valori occidentali senza specificare quali siano, ma forse anche perché sono indicibili il più delle volte. Benissimo, Benedetta, io devo dire innanzitutto permettimi di farti complimenti perché ho trovato quest'opera molto accurata con le fonti. Tutto molto ben documentato perché hai affrontato un argomento difficile che va contro la narrazione dei media di massa, diciamo, occidentali, e quindi era complicato e tu hai dovuto porre molta attenzione ai termini che hai usato e alle fonti che fossero inoppugnabili. Quindi hai fatto veramente un ottimo lavoro, permettimi di dirtelo. E adesso iniziamo con come nasce l'idea di fare questo libro, innanzitutto. Ma nasce dalla necessità di comunicare qualcosa, perché io ho iniziato a fare informazione su Instagram in realtà, appena è scoppiata la guerra, dato che seguivo il conflitto da diversi anni, come hai ricordato, quando è scoppiata la guerra ho scoperto delle cose che non sapevo esistessero, come pratica, un paese in cui il neonazismo non è assolutamente un problema. E tra l'altro una guerra scoppiata in modo, come dice Biden, no? Non provocata, una guerra non provocata, quindi un attacco inaspettato. In realtà questa guerra, come ormai penso tu sappia e come sappiano tutte le persone che ti seguono, era una guerra che aveva già dato segnali molto, molto importanti, ecco. E pensa che io ho iniziato a studiare questo conflitto che avevo 22-23 anni. Ora ne ho 28, ma già all'epoca si parlava di un rischio enorme di una guerra regionale, quindi con la Russia, una Sì. destabilizzazione completa della regione, ecco. E quindi io, diciamo, ho iniziato a fare divulgazione più che altro per un impeto. Mi sentivo che c'era un'ingiustizia di fondo, una scorrettezza di fondo nel raccontare quello che stava succedendo, e poi sono rimasta impressionata dal un po', soprattutto i primi mesi, le reti unificate. Cioè, questo conflitto è stato raccontato in un modo iper emotivo, quindi non è stata fornita alcuna analisi, a parte qualche sparuto commento, appunto, di, posso pensare, ad Alessandro Orsini, ma comunque giornalisti studiosi che poi sono stati bersagliati
in modo spaventoso, non veniva fornito alcunché di più. Sempre tra l'altro presentati in maniera isolata, cioè c'era uno che presentava una posizione e altri tre o quattro che la contestavano, ecco, anche in maniera piuttosto virulenta. Qualcosa su cui bisognerebbe fare attenzione, che spesso dicono, no, a chi come noi dice che c'è un'altra storia, un'altra parte, dicono però la vostra opinione la potete esprimere. Ma qua non si tratta di esprimere opinioni, non bisogna confondere l'opinione con l'informazione, perché se tu accendi il telegiornale, i notiziari, le notizie sono sempre in un modo, sono sempre delineate in un modo, si racconta solo una parte della storia. È chiaro che poi le opinioni dei singoli, intanto in un contesto, come giustamente dici tu, isolate, già sembri matto, insomma. Ma poi in un contesto di informazione così totalmente unilaterale sembri ancora più matto agli occhi di qualcuno che non conosce il tema, giustamente, d'Europa e fino a Presidente. Cioè, questo è un conflitto che va avanti dal 2014 in maniera proprio armata. Poi è passato dal fine, diciamo metà 2015, in fase silente, no? Si dice in gergo, però è sempre stato presente, le cannonate, i morti ci sono sempre state. La crisi umanitaria poi, tra l'altro, insomma. Esattamente, esattamente. Dal 2020, con l'elezione di Biden, abbiamo iniziato a leggere tutta una serie di segnali che ci dicevano chiaramente che si era innescato un meccanismo che ci avrebbe portato a un conflitto. Quindi poi nel 2021 giustamente si vede questa macchina che si mette in moto, e giustamente, come hai detto, era già in corso da tempo, ma i media non li presentavano e l'opinione pubblica non aveva modo di formarsi. Tra l'altro l'opinione, no, si forma sulla base di informazioni che ricevi. Se le informazioni che ricevi, come hai detto giustamente, ha senso unico e a reti unificate, è un termine molto interessante quello che hai usato, a reti unificate viene trasmesso lo stesso messaggio, molto emotivo, un altro termine molto interessante che hai usato, perché è proprio sull'emotività delle persone che si è fatta leva per creare e fissare nella coscienza delle persone una determinata percezione rispetto a degli eventi. Molto interessante questo. Sì, diciamo che l'emotività è stato un fattore determinante, ricordo soprattutto i primi mesi, in cui venivano mostrate in modo quasi ossessivo, al limite della pornografia del dolore, le immagini dei civili che scappavano dalle case, le macchine bruciate, i bombardamenti, qualcosa che tra l'altro suscita nelle persone anche paura, spavento, anche perché a tutte queste immagini veniva anche diciamo correlata la narrazione che la Russia avrebbe invaso poi tutta l'Europa fino a Lisbona se avrebbe vinto in Ucraina. Ecco, questo tra l'altro non voglio dire che la sofferenza non vada raccontata, perché è un elemento fondamentale delle guerre, la sofferenza dei civili è una parte del racconto che ha assolutamente necessità di essere comunicata e trasmessa, eccetera, ma non può essere l'unico. Bisogna anche spiegare alle persone cosa sta succedendo, altrimenti appunto quello che abbiamo visto anche nell'opinione pubblica è una polarizzazione spaventosa. Sì. In questo conflitto più che in altri c'è quasi una guerra, lo spiego nell'introduzione. La cosa che più mi colpisce di questo conflitto è che abbiamo preso elementi tipici del dibattito pubblico ucraino, che ricordiamo era una società in cui c'era una guerra civile, abbiamo preso gli stessi termini e li abbiamo importati all'interno del nostro dibattito pubblico, quindi dai media che poi le persone comuni hanno adottato nel linguaggio comune, quindi il tipico filo russo, filo putiniano, Tituschi all'epoca in Ucraina, provocatore, propagandista, erano termini da noi sconosciuti, si usavano tanto sui media.
Ecco, è impressionante che noi abbiamo adottato questo linguaggio e abbiamo squalificato completamente il dibattito democratico. Cioè, diciamo, noi ci sentiamo migliori dei russi, ad esempio, di altre culture, perché diciamo che noi siamo paesi democratici in cui c'è la libertà di espressione, eccetera. Sì, ma tutte queste cose che abbiamo vissuto in questi ultimi 2 anni vanno ad inquinare questo dibattito. Faccio l'esempio su me stessa, ma immagino sia successo anche a te, sia successo un po' a chiunque faccia informazioni in un certo modo. Io ho ricevuto minacce di morte. Qualche volta è capitato, a forza di bannare la gente è diminuito. Sì, avrei dovuto iniziare io. Tra l'altro mi facevo anche problemi a bannare le persone, perché poi mi sarei sentita ancora più antidemocratica. Vabbè. 10 anni che tengo posizioni strane per l'opinione pubblica generale, quindi quando ho raccontato la guerra in Siria è successa la stessa cosa. Quando si raccontava la guerra nel Donbass nel 2014-2015, idem, quindi ora, sono arrivato a questa che ormai ho rodato. Però ormai è diventato, dato che ormai la guerra è conosciuta da tutti, cioè l'informazione si è massificata rispetto a questo conflitto, tutti hanno un'opinione su questa guerra. Sì. E l'opinione spesso è violenta, molto violenta, è proprio un gioco di tifo. Addirittura quando ci sono stati gli attacchi sul ponte Kerch in Crimea, si festeggiava su Twitter, delle cose veramente incredibili, cioè come se non l'Ucraina stia combattendo contro la Russia, ma tutti noi stiamo combattendo una guerra contro la Russia. È abbastanza, a me questa cosa ha abbastanza spaventato. Sì, oltretutto erano degli. L'attentato al ponte di Kerch è stato un classico esempio di crimine di guerra, in quanto è stato ucciso deliberatamente un civile, almeno l'autista del camion, e la famiglia che passava di lì. Quindi, voglio dire, c'era anche di che recriminare sul modo di attaccare un ponte, ecco, per capirci, soprattutto compiendo dei crimini. Ma i crimini sono sempre un po' come le leggi, no? Si interpretano per gli amici e si applicano sui nemici, quindi come diceva giustamente Andreotti, vabbè, almeno ricordava che lo diceva qualcun altro, non mi ricordo bene chi. Andreotti era una persona di grandissima cultura e sapeva bene dove attingere le sue fonti. Allora, tu hai avuto quindi anche tu le tue belle aggressioni verbali sui media, i soliti leoni da tastiera che si fanno forti delle minacce e dell'anonimato, no? Esatto. Adesso poi sei arrivata a fare quest'opera. Quest'opera inizia con un accenno storico, cioè l'Occidente non c'entra nulla con la guerra in Ucraina, no? Quindi andiamo a vedere come, che cosa in particolare riguarda questo punto che hai trattato. Adesso non ti dico di spoilerare tutto il libro, ma a grandi linee direi di fare una divisione punto per punto di questa opera, ecco. A grandi linee inizio parlando dell'Ucraina, diciamo, durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi parlo di Stepan Bandera e dell'organizzazione, sì, dei giornalisti ucraini. Per andare nel dettaglio, immagino che chi ti segue sa benissimo di cosa stiamo parlando, ma ne parlo perché questo ovviamente specifico, che erano collaborazionisti dei nazisti, corresponsabili, sì, del genocidio degli ebrei in Ucraina e responsabili della pulizia etnica contro i polacchi in Galizia e Volinia. Quindi, giusto per far capire di chi stiamo parlando. Non solo, spesso viene dimenticato che rastrellarono anche i civili accusati di essere comunisti e vennero uccisi anche loro insieme agli altri. Beh sì, comunque erano molto impegnati anche nella resistenza antipartigiana nell'est. Esatto. E ne parlo perché dopo la Seconda Guerra Mondiale a noi ci dicono che l'Ucraina era rimasta lì un po' ignorata da tutto l'Occidente fino al 2022, nessuno sapeva dove fosse, ma in realtà gli americani, gli inglesi sapevano benissimo dove fosse l'Ucraina e hanno iniziato a setacciare i campi profughi dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi i rifugiati che provenivano dall'est Europa, per poter avere qualche agente da infiltrare nei territori dell'Unione Sovietica. Esatto. Questo
Questo è tutto contenuto in report della CIA che sono stati desegretati e che ho pubblicato sul mio libro citando le fonti. E cosa volevano fare? Volevano appunto far scoppiare delle guerriglie in seno all'Unione Sovietica. E per quanto riguarda l'Ucraina, sono entrati in contatto proprio con le persone che facevano parte dei nazionalisti ucraini che hanno collaborato con i nazisti allo scopo di fomentare una guerriglia interna all'Ucraina. Questa si chiama Operazione Red Sox, non la conosce quasi nessuno, ma è andata malissimo perché il KGB è venuto a conoscenza dell'operazione già diversi anni prima che se ne accorgessero gli Stati Uniti. Ma pensavo dicessi diversi anni prima che ci pensassero gli Stati Uniti. È probabile comunque. Secondo me se lo aspettavano. Sì, l'avevano infatti infiltrati, se ben ho letto, tra l'altro. Sì, pesantemente infiltrati. E, tra l'altro vorrei citare anche uno storico che è Rossolinski Liebe, che è uno storico polacco che ne parla in modo molto approfondito nella sua opera mastodontica. Quindi giustamente citando un'opera polacca non sì, è sicuramente favorevole all'Unione Sovietica, diciamo. Sì, molto, ne parla benissimo. Ovviamente no. E niente, quindi questo è per farvi capire, cercare di spiegare che in realtà già dall'epoca si sapeva che l'Ucraina era un territorio strategico, perché appunto ne parlano anche gli stessi vertici americani poi negli anni 90. Dopo l'operazione Red Sox, gli Stati Uniti poi hanno lanciato altri progetti in Est Europa, ricordo Radio Free Europe, che ancora esiste, vive e vegeta, ed è una delle mie fonti che utilizzo nel mio libro, quindi non mi si può dire che uso fonti russe o filorusse. Esatto. E scelgo di utilizzare solo fonti ucraine, occidentali, filo-occidentali. E Radio Free Europe in realtà nasce come un progetto di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sovietica per i valori occidentali. Prima era finanziata dalla CIA, adesso è finanziata direttamente dagli Stati Uniti, in modo palese, non lo nascondono assolutamente. E poi sempre in Ucraina negli anni 90, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, la Nuland, Victoria Nuland, ma non solo lei, Victoria Nuland ha dichiarato che gli Stati Uniti... appassionata di cucina e dolci. Esatto, Nuland, sottosegretaria di Stato americana, all'epoca si divertiva a distribuire dolci in piazza Maidan mentre la gente moriva ammazzata da una parte e dall'altra. E la Nuland ha dichiarato che sono stati investiti 5 miliardi di dollari per il processo di democratizzazione dell'Ucraina, questo dagli anni 90 fino a pochi anni fa, insomma. Tutto questo è pubblicato nei bilanci del NED, che è un istituto americano nato fino agli anni 80, creato appositamente per stimolare il processo di democratizzazione in alcuni paesi. Quindi per loro, ovviamente gli americani lo chiamano processo di democratizzazione, per qualcun altro potrebbe essere inteso come diciamo un percorso di soft power, cioè di influenza in senso pro-occidentale delle opinioni pubbliche. Un qualcosa che io cerco di... Per capirci come vengono spesi questi soldi, in genere vanno a finanziare organizzazioni presenti sul territorio volte a influenzare l'opinione di politici, classe dirigente, finanziare corsi presso le università, quindi occuparsi di quello, formare dal punto di vista filo-occidentale, ad esempio le future classi dirigenti, quindi gli studenti universitari e via dicendo. Sì, organizzazioni non governative, attivismo, anche giornalismo, infatti sì. Molti giornalisti e media ucraini sono stati proprio finanziati dagli Stati Uniti o comunque sono stati formati. Ma vorrei mica dire che hanno fatto delle ingerenze nella politica ucraina? Hanno fatto delle ingerenze, sì, diciamo all'interno della politica ucraina. Questo lo dicono gli stessi americani,
che cito tra l'altro, c'è un bellissimo articolo, Meddling in Ukraine, infiltrarsi in Ucraina, scritto da un docente statunitense, che questo nel 2004, quindi in tempi non sospetti, quindi durante la rivoluzione arancione, in cui spiega... Tikhanovskaya, per capirci. Esatto. In cui spiega come gli Stati Uniti, attraverso i loro molteplici istituti, diciamo, cerchino di influenzare l'opinione pubblica ucraina. Ecco, quello che ci tenevo a specificare, ci ho tenuto a specificare nel libro, è che io non sono d'accordo con l'idea che Euromaidan o qualsiasi protesta di piazza sia del tutto eterodiretta dall'esterno, così come non credo che le proteste anti-Maidan fossero etero dirette dal Cremlino. Diciamo che entrambe le superpotenze hanno sfruttato delle legittime istanze dell'una e dell'altra parte per i propri interessi. Quindi... Sì, ricordiamo, Euromaidan si chiama così proprio perché difendeva il processo di cammino dell'Ucraina verso l'Unione Europea da questo punto di vista. E dall'altra parte invece protestavano coloro che avevano visto estromettere il presidente che loro avevano democraticamente eletto, cioè Yanukovych, da questo punto di vista. Una parte del paese aveva visto Euromaidan come un colpo di Stato antidemocratico, e poi soprattutto dopo che sono saliti al potere questi nuovi esecutivi, una parte del paese ha visto salire anche persone compromesse con l'estrema destra, e di cui faccio nomi citando, sì, anche i ministeri a cui sono stati. Hai demolito benissimo con dovizia di documentazione una delle principali giustificazioni che vengono date al fatto, ad esempio, che l'estrema destra non abbia un vero peso nel paese, cioè che elettoralmente non avesse grandi numeri. Però hai fatto presente alcune cose molto importanti. Per quanto riguarda l'estrema destra, qui passiamo, diciamo, a quello che è il fulcro del libro, perché dato che è un argomento molto controverso, si rischia di fare scivoloni, sì. È quello su cui mi sono spesa maggiormente per cercare di dare una contestualizzazione da tutti i lati di quello che è il problema del neonazismo in Ucraina, e utilizzando fonti, anche facendo piccole inchieste sugli stessi social di questi personaggi, insomma, legati all'estrema destra. Ecco, sì, si dice l'Ucraina non ha un problema di neonazismo perché i neonazisti prendono il 2% alle elezioni. Nel senso, è un discorso fallace, perché il peso dei neonazisti e dei gruppi estremisti in Ucraina non è elettorale. I rapporti di forza in un paese in guerra non si basano sul voto elettorale, sulla questione elettorale, della quale tra l'altro i neonazisti non interessa assolutamente nulla, ma sul peso anche sul piano militare, perché qui parliamo di gruppi armati fino ai denti. Azov nel 2019 contava 20.000 membri, secondo un paper accademico, insomma, di persone che studiano, docenti che studiano l'estrema destra, sì. 20.000 membri armati fino ai denti, e che costituiscono all'interno della società gruppi legati dal battaglione militare in senso stretto, ma che hanno una ramificazione che li porta a parlare nei licei, che li porta a fare le ronde cittadine per proteggere la comunità. Organizzavano campi estivi per i ragazzi. Organizzano campi estivi per i ragazzi, sono molto a contatto tra l'altro con i bambini queste persone, sia negli orfanotrofi che nei licei, vanno a parlare, vengono considerati dei patrioti, e quindi hanno una grande influenza in realtà, al di là della questione elettorale, hanno una grande influenza e sono anche abbastanza pericolosi, perché parliamo di persone integrate all'interno dell'esercito, persone armate che tra l'altro in questi ultimi due anni hanno ricevuto miliardi di finanziamenti per gli armamenti, e soprattutto persone che durante la guerra civile del Donbass hanno minacciato più volte Zelensky di morte. Non parliamo appunto di simpatici boy scout che leggono Kant,
ma persone che volendo adesso potrebbero addirittura fare un colpo di Stato se le cose non dovessero andare come vogliono. Parliamo di persone che hanno un'ideologia al di là del neonazismo, ci sono anche gli ultranazionalisti, ci sono persone che purtroppo sono legittimate dallo stesso Stato ucraino. Il problema del neonazismo in Ucraina non è appunto il fatto che ci sono dei gruppi neonazisti e vabbè, ci sono in tutti i paesi. Negli altri paesi i gruppi neonazisti armati vengono perseguiti, vengono ostacolati, le persone vengono arrestate. In Ucraina hanno, spiego nel libro, agibilità politica. Loro possono fare ciò che vogliono, addirittura le organizzazioni internazionali come Amnesty International avevano notato come si sostituissero addirittura alla polizia andando casa per casa a cercare i leader dei separatisti o il tizio che ha voluto fare il referendum. Insomma, parliamo di i comunisti stessi, perché è stato messo fuori legge il partito. Hai citato tra l'altro l'episodio dei fratelli Kolomoski. I fratelli Kononovic, sì. Kononovic, scusami. Sono ai domiciliari a Kiev, con cui sono in contatto. Loro hanno subito, come tanti altri, aggressioni fisiche. I neonazisti attaccavano ovviamente i presidi antifascisti, le manifestazioni antifasciste, anche per la commemorazione di un partigiano, la commemorazione addirittura il 9 maggio, quando c'erano le parate della vittoria, venivano minacciate le persone, insomma era un... Ricordiamoci tra l'altro che la parata del 9 maggio riguarda appunto la vittoria anche dell'Ucraina nella guerra, quindi cioè è questo che cade in totale contraddizione, perché l'Ucraina, ricordiamolo, non era un paese occupato dall'Unione Sovietica, era il paese credo più ricco e sviluppato, il cui partito comunista rappresentava il baluardo proprio dell'Unione Sovietica, che aveva primaria importanza nell'organizzazione di tutto il paese, espresse addirittura due segretari generali del Partito Comunista, quindi Brezhnev e Khrushchev, quindi voglio dire, non è poco, eh. Sì, appunto questo che sottolineo è importante, perché c'è stata un'operazione di revisionismo storico portata avanti, lo spiego nel libro, dagli storici nazionalisti ucraini, di cui molti erano legati o avevano fatto parte durante la Seconda Guerra Mondiale dell'organizzazione dei nazionalisti ucraini, quindi non erano proprio super partes, ma avevano una identità politica molto precisa, e che sono diventati maggioritari, ad esempio, negli studi sui nazionalismi. Sull'Ucraina non si sapeva quasi nulla, e loro venivano presi come esempio anche da accademici di altre parti del mondo. Quindi la storia ucraina è stata profondamente viziata da questa lettura nazionalista della storia, e adesso le istituzioni ucraine odierne, soprattutto quelle in realtà del post-Euromaidan, hanno sussunto quella visione, quella lettura storica, che è diventata adesso maggioritaria. Addirittura in Ucraina c'è un istituto della memoria, che è un istituto che servirebbe teoricamente a preservare la memoria storica, ma qua si controllano proprio i documenti. Ci sono molti storici che temono che lo Stato abbia troppo controllo sulla storia del paese. Eh sì, perché tu giustamente hai visto che a gestire questo istituto non è un'università, ma è direttamente Volodymyr Vyatrovich, che è uno storico ultranazionalista ed è uno di quelli responsabili di star sbiancando, cioè sta facendo whitewashing su Stepan Bandera e sull'organizzazione dei nazionalisti ucraini, dicendo che non è vero che sono responsabili dell'olocausto degli ebrei, che è propaganda russa, non viene citato nulla. Loro fanno, tra l'altro, lui e gli altri suoi, diciamo, so come chiamarli, seguaci, fanno una selezione molto accurata dei documenti storici. Loro selezionano quei documenti che l'ON, Stepan Bandera e gli altri avevano già modificato dopo il 43, dopo la vittoria di Stalingrado. Ma queste, tu parli appunto di modifiche, perché è comunque possibile reperire le fonti originali
giusto? Assolutamente sì, certo. Ma non solo, gli stessi nazionalisti ucraini, durante appunto dopo la vittoria dei sovietici su Stalingrado, capendo che si stava mettendo male per i tedeschi, hanno cominciato a rilasciare dei documenti in cui adottavano un linguaggio inclusivo e democratico, dicendo gli ebrei sono cittadini dell'Ucraina. Ovviamente fino a 2 anni fa dicevano adesso li ammazziamo tutti. Cioè Ricordiamo i pogrom Esatto, perché la vari. dichiarazione della nascita dello Stato ucraino nel 1941 di Leopoli, in cui si legge chiaramente: viva Hitler, l'Ucraina sta collaborando con Hitler per la nascita del nuovo Stato, grazie, eccetera. Insomma, parliamo di questo. Ecco, Viatrovic è uno di quelli che non solo nega che tutto questo sia successo, ma è molto attivo nel produrre falsi storici. Vorrei ricordare solo una storia delle tante che sono state inventate in questi decenni. La storia di Stella Kreutzbach, che è questa ebrea che sarebbe stata salvata dai nazionalisti ucraini durante la Seconda Guerra Mondiale. E è una storia che ha cominciato a circolare tra i nazionalisti emigrati negli Stati Uniti, e nel giro di qualche anno si è scoperto che in realtà era una bufala, perché nessuno è mai riuscito a rintracciare questa persona, non è mai esistita evidentemente. Molti ebrei sopravvissuti all'Olocausto l'hanno cercata, hanno cercato di contattare lei, la sua famiglia, eccetera, ma nessuno l'ha mai sentita nominare. E Viatrovic è uno che spesso ritira fuori questa storia, come quella di fantomatici ebrei che lavoravano all'interno dell'UPA, scusate, UPA sarebbe l'esercito insurrezionale Sì. ucraino, Erano che lavoravano appunto arruolati, quindi arruolati, combattenti. Cioè come medici, insomma, parliamo proprio di sarebbero stati, è giusto dire. Esatto. Sì, ecco, questa persona gestisce un istituto storico, ed è lo stesso istituto che in Ucraina ha proposto le leggi sulla decomunistizzazione. Quindi, durante Euromaidan, dopo l'instaurazione del nuovo governo, si è proceduto con l'adozione di leggi che staccassero il più possibile l'Ucraina dal passato sovietico e dalla comune, diciamo, cultura, connessione. Non voglio dire che ucraini e russi siano la stessa cosa, ma sono due paesi che hanno molto, una storia molto simile, cioè sono molto in comune, hanno molte cose in comune. Addirittura, tantissimi russi sono sposati con ucraine e viceversa. Insomma, c'è una commistione culturale enorme che potrebbe essere anche un vantaggio da un certo punto di vista, non solo un danno. Invece queste nuove autorità hanno riletto la storia in modo ultranazionalista, facendo passare il messaggio anche qui in Occidente che l'Ucraina è un monolite dove esiste solo quella visione lì, che già in Italia non abbiamo tutti la stessa visione sulle cose, figuriamoci in Ucraina, dove ci sono gli ucraini della Galizia e della Volinia, poi ci sono gli ucraini del Donbass, e poi ci sono quelli della Crimea, e poi ci sono gli ungheresi, che sono una enorme minoranza in Ucraina, e poi ci sono i moldavi e i romeni. Cioè, parliamo di un paese multiculturale, quindi com'è possibile che tutti e 44 milioni sono d'accordo con quello che dice Poroshenko, che voleva bombardare il Donbass e diceva che la Russia è l'eterno oppressore dell'Ucraina? Ecco, quella è una visione che fino a pochi anni fa era minoritaria, e per suffragare questo ho pubblicato anche dei sondaggi. Sì, è singolare proprio questa visione, in quanto l'Ucraina era, credo, la regione più ricca dell'Unione Sovietica, dove lo sviluppo industriale era stato maggiormente spinto, dove gli operai o i minatori erano pagati più che nel resto del paese. Addirittura c'era gelosia nelle regioni della Russia rispetto alle condizioni migliori che avevano i lavoratori della Repubblica Ucraina, che era federata nell'Unione Sovietica.
Cioè, è singolare che invece la vedano come oppressore, cioè raccontano tutto il contrario, forse per giustificare le condizioni in cui è precipitata dal 91 in poi. Dal 91 in poi l'Ucraina è diventata il paese più povero d'Europa, con un'economia inesistente, una crisi enorme. E ricordiamo che purtroppo c'è stata una migrazione di lavoratori e soprattutto donne lavoratrici enorme. Infatti prima del 2022, quando dicevi Ucraina, le persone pensavano alle donne che aiutano in casa, le badanti. Le badanti. Esatto, cioè perché nessuno appunto sapeva cosa fosse l'Ucraina, se non per questo. La loro presenza da noi è soprattutto per i lavori di cura, perché da loro purtroppo non si muore letteralmente di fame. È un paese con un'economia veramente inesistente, appunto, come dicevo. E perché si pensa all'Unione Sovietica come oppressore? Perché dopo il crollo del muro, questa è stata la visione che c'è stata poi in tutto l'Occidente, cioè dell'Unione Sovietica come un apparato dittatoriale totalitario, cioè che Stalin, da Stalin in poi, anzi da Lenin in poi, è sempre uguale. Sì. Non andando a vedere poi le... Era prima, infatti, parlavi degli investimenti nella democratizzazione dell'Ucraina. Uno di questi aspetti è sicuramente l'insegnamento, quindi il creare nelle nuove generazioni una nuova visione del paese e del proprio passato, della propria storia, che soddisfi i nuovi padroni, le nuove elite dominanti. Da questo punto di vista ha fatto comodo far passare l'idea, appunto, che l'Ucraina non fosse la regione che più di tutte aveva ricevuto dall'Unione Sovietica industria, benessere e crescita economica, ma fosse invece stata sfruttata, e che le cause della propria situazione attuale fossero da ricondurre al cattivo governo e all'oppressione sovietico, ecco, per staccare col proprio passato e creare un odio verso quella che veniva identificata come Russia, ecco, paese dominante dell'Unione Sovietica, dimenticando anche che Stalin era georgiano, oltretutto. Quindi. Sì, e che appunto, come ricordavi tu, molti leader sovietici erano ucraini, ma non solo, tantissimi intellettuali. Sì, esatto. Insomma, ecco, sì, questo è importante, soprattutto perché l'odio verso l'Unione Sovietica non è l'odio contro l'Unione Sovietica, è l'odio contro Mosca, cioè che Mosca è il colonizzatore, esatto, eterno dell'Ucraina, sia sotto forma di URSS, prima era Impero Russo e oggi è il Cremlino di Putin. Ecco, questa qui è una lettura che in Ucraina ricordo che era molto minoritaria fino a poco prima del 2014. I sondaggi fatti all'epoca dimostrano che buona parte, se non la maggior parte degli ucraini, non vedevano i russi come dei nemici, ma come sicuramente c'è da dire che Putin non era visto molto bene in Ucraina, che molti erano critici, giustamente. Putin, tra l'altro, ricordiamoci anche questo, parliamo di un paese poverissimo, quindi ecco, la Russia faceva gli sconti sul gas all'Ucraina, c'era un rapporto abbastanza, diciamo, privilegiato, ma perché a Putin faceva comodo fare pressioni sul governo ucraino attraverso gli sconti sul gas per cercare di... Sì, c'era un forte scambio commerciale. La Russia è rimasta nei decenni un importantissimo, principale partner commerciale per l'Ucraina, proprio per via del fatto che, essendo paesi che arrivavano dall'Unione Sovietica ed essendo l'Ucraina estremamente sviluppata industrialmente all'interno dell'Unione Sovietica, tantissime e importantissime forniture militari e economiche dall'Ucraina fruivano alla Russia, e cioè
Ad esempio, i motori per gli elicotteri. I motori per gli elicotteri russi erano costruiti in Ucraina, quindi lì si facevano i pezzi di ricambio, i motori e via dicendo. Uno degli aspetti che pochi conoscono è che con il 2014 la Russia ha dovuto costruire ex novo degli impianti per la produzione di pezzi di ricambio e di componentistica per gli elicotteri, che prima invece aveva come cliente l'industria ucraina. L'industria ucraina dal 2014 invece si è occupata esclusivamente della manutenzione di quelli ex sovietici venduti in altri paesi. La Russia stessa si trova in difficoltà, ha dovuto richiamare dei motori di ricambio, di turnazione, pezzi di ricambio venduti negli anni precedenti a paesi terzi, proprio per il fatto che molti sono ancora di origine ucraina e non li ha più a disposizione. La Antonov aveva come cliente migliore la Russia. Dal 2014 sì. Non ha più venduto un aereo, no? Perché? Perché fa concorrenza alle imprese europee. Cioè, l'Antonov crea dei cargo aerei che fanno concorrenza alla 400 dell'Airbus, no? E quindi è difficile immaginare una integrazione dell'economia ucraina nell'Unione Europea, tant'è che dal 2014 di fatto l'economia è precipitata ancora più in basso da questo punto di vista, perdendo il suo più grande cliente. E noi abbiamo visto una... Dimmi. No, dico, è anche normale che l'Ucraina avesse rapporti commerciali... Sì. Diciamo di buon livello con la Russia, anche perché sono paesi confinanti, la Russia è una superpotenza, quindi molte delle sue necessità industriali, poi cioè il Donbass, che è una regione storicamente di appunto i lavoratori delle miniere, molte delle fabbriche produttive erano in Ucraina, quindi sì, questo è... Ma infatti... Infatti Yanukovych, quando dovette scegliere poi la via da seguire per il paese, e scelse nel 2013 la via dell'Unione Eurasiatica, no? Abbandonando quindi il percorso verso l'Unione Europea e dando il via alle proteste dell'Euromaidan nel novembre del 2013, lo fece proprio in virtù del fatto che il comparto industriale del paese temeva che un distacco dalla Russia avrebbe causato il tracollo dell'industria ucraina, e quindi lo spinse verso invece un cambio di rotta rispetto ai predecessori e rivolgersi di là. La cosa chiaramente non era gradita all'Occidente, ecco, da questo punto di vista. Anche Putin, la Russia, ha fatto delle pressioni su Yanukovych per far uscire l'Ucraina da quel percorso. Tra l'altro sì. molti ucraini giustamente dicevano: sì, va bene la Russia, ok, però noi siamo poveri. Vedevano la Polonia da quando è entrata nell'Unione Europea, essendo un mercato con una manodopera a basso costo. Quante imprese sono state delocalizzate in Polonia? Anche dall'Italia. Esatto, la Polonia è diventato un mercato proprio appetitoso per chi cercava manodopera a basso costo, e quindi la Polonia ha visto comunque un miglioramento delle proprie condizioni, delle condizioni economiche. L'Ucraina vedeva la Polonia entrata nell'Unione Europea che migliorava la propria condizione economica, e quindi giustamente l'ucraino medio dice: scusate, ma noi perché non possiamo provare a inserirci in questo percorso? Non è che avessero tutti torti, diciamo. No, infatti, tieni presente però che non hanno fatto i conti con un ragionamento che invece qualche paese sta iniziando a fare, e cioè col fatto che se noi ci imbarchiamo, no? Noi paesi dell'est Europa ci imbarchiamo l'Ucraina, che è totalmente devastata come paese, con un'economia azzerata, un costo della manodopera praticamente a zero, no? Rispetto a quelli che sono i costi comunque crescenti anche nei paesi dell'est. Siccome loro sanno benissimo come funziona il meccanismo dei fondi europei, che danno fondi alle imprese per trasferirsi in zone
disastrate ed industrializzate dell'Unione Europea, sanno benissimo che qualcheduno, come si è trasferito da loro, può trasferirsi in Ucraina e quindi abbandonare la Polonia, abbandonare, spostare i magazzini, ad esempio, che oggi sono in Polonia, in Ucraina, spostare la logistica altrove, spostare la produzione di beni e servizi in Ucraina, e chiaramente l'Ucraina diventerebbe il ricettacolo della maggior parte dei fondi. E alcuni paesi hanno fatto i loro conti, hanno detto: ma noi che fino adesso siamo paesi che incassano, a questo punto diventeremmo, se entrano loro, paesi che elargiscono di fatto i fondi. E quindi da questo punto di vista sono, credo, proprio la Polonia e altri i primi che saranno, penso, alla fine delle fini, contrari all'ingresso, una volta finito, se mai finirà questo conflitto entro tempi accettabili, potrebbero essere addirittura contrari al reale ingresso dell'Unione, nell'Unione Europea, dell'Ucraina stessa. Ma non c'è, però è il calcolo che hai detto tu è stato fatto ed era il punto di forza proprio delle parti più vicine alla Polonia, che avevano contatto diretto con queste realtà e che vedevano appunto nel miglioramento delle condizioni di vita dei polacchi una propria aspirazione, giustamente, del resto. Sì, poi vorrei anche dire che non c'è pericolo, perché l'Ucraina comunque non rispetta alcun criterio, né economico né tantomeno democratico, per poter entrare in Europa. E questo, come? Non è il baluardo dei nostri valori? No, quanto pare purtroppo no, perché tra l'altro in Ucraina adesso non voglio parlare solo dei filorussi, perché no, perché no, infatti, è tantissima del paese, licito, eccetera, però in Ucraina c'è una società civile molto viva, parlo degli ucraini che volevano entrare in Unione Europea, e sì, sono diciamo la maggior parte di loro che cito nel libro, e sono proprio loro che dicono che l'Ucraina non è un paese democratico, lo dicono i giornalisti ucraini che odiano Putin, odiano Mosca, odiano la Russia, ma allo stesso tempo conservano la lucidità per non schiacciarsi completamente sulle posizioni del governo, e dicono la libertà di stampa è fortemente limitata, ci sono delle leggi in Ucraina sulla libertà di stampa che fanno accapponare la pelle. Ci sono delle alcuni hanno contestato questa critica dicendo che ma è un paese in guerra. Ma in realtà queste leggi esistono già da prima, esistono dal 2014, e tra l'altro non è una questione semplicemente di leggi, ma di repressione del dissenso interno. Quindi parliamo di redazioni che vengono assaltate, parliamo di media che vengono indagati per tradimento. Questo era, mi pare, se non sbaglio, il 2018, quindi ancora non c'era l'invasione, c'era la guerra civile ormai completamente sedata a livello militare. Sì, 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 è vero, era una fase silente in cui gli accordi di Minsk 1 e 2 avevano portato a un allontanamento da una fascia smilitarizzata, ad esempio delle forze corazzate, dell'artiglieria a lunga gittata, e quindi era una fase, diciamo, silente, non era più, c'erano pochissime vittime, tra l'altro, in quegli anni. Esatto, quell'anno un media ucraino ha voluto fare un ponte televisivo con un media russo per fare un dibattito tra un russo e un ucraino sulla questione, insomma, un dibattito fraterno, apolitico, per confrontarsi sui problemi dei due paesi, sui problemi tanto di Tanto parlano la stessa lingua, parliamoci chiaro. Tra l'altro. Nel senso, sì. E, tra l'altro, nell'est Europa le persone parlano tipo 3-4 lingue, nel senso tutti gli ucraini capiscono il russo, i russi altrettanto capiscono. Non lo dire forte, che se ti sentono dicono che non è vero. L'Istituto di Sociologia di Kiev, quindi non lo dice Mosca. Ma diciamo solo una cosa: Poroshenko ha dovuto imparare l'ucraino, e sono famose anche le sue gaffe nei suoi discorsi, in cui sbagliava proprio a parlare in ucraino, perché è russofono. Lo stesso Zelensky è russofono di famiglia, di formazione, ha dovuto anche lui imparare l'ucraino. Esatto. Sì, in età adulta.
Esatto, molti, non la maggior parte, ma molti, una buona metà comunque, secondo l'Istituto di Sociologia di Kiev, nella vita familiare, nella vita privata, la maggior parte prima, insomma, di tutto parlava in russo, quindi sono cose che si sanno, si sapevano. E, no, era per dire che in quest'anno, nel 2018, cioè, si voleva fare questo ponte e diciamo che i giornalisti, è stata aperta un'indagine per tradimento contro lo Stato perché si stava facendo propaganda per il nemico, perché si voleva fare questa trasmissione. Lo studio televisivo è stato assaltato da 300 estremisti di destra. Quindi, Democratici, quindi. esatto, diciamo che la questione della libertà di stampa in Ucraina è sempre stata abbastanza problematica e secondo me ascoltare anche i giornalisti ucraini sarebbe un qualcosa di interessante. Non abbiamo un certo Mastruk, o come diavolo si chiama noi, che non è un esempio di giornalismo ucraino indipendente. Ma secondo me lì ci sono voci più interessanti da ascoltare, meno aggressive, che ripeto, sono antirusse, sono contro Mosca, odiano Putin, se potessero ucciderebbero con le loro mani probabilmente, ma sono molto lucidi nel criticare alcune policy del governo. Sulla gestione dell'informazione. Molti attivisti per i diritti umani, cioè la comunità LGBTQ ucraina, anche che sta abbastanza avvelenata perché vengono aggrediti, vengono ostacolati, questo prima della guerra. Beh, è un paese Sì, che adesso c'è il comunque. battaglione Unicorni che invece tiene alti le bandiere. Il battaglione Unicorni? L'ho Sì, non lo aperto. conosci? No, mi sono persa questa cosa. Ah no, ti informo che all'interno dell'esercito ucraino esiste un battaglione Unicorni formati da omosessuali. Ah, non lo sapevo. Sì, c'è. No, Interessante. no, no, c'è anche questo. C'è anche questo aspetto. È molto variegata l'armata ucraina, e da questo punto di vista c'è un po' di tutto. Tanto mi sembra Cioè, pensa che c'è un reparto di droni che si chiama Luftwaffe. Sì, facendo il ricordo. paro alla foto apparsa ieri sul ministero, proprio col simbolo della Luftwaffe e tutto, eh. Ah, Quindi. beh. Vabbè, un po' di revival storico. Sì, certo. E non è riconducibile, no? Noi abbiamo il mito del nazista buono adesso, lettori di Kant, scrittori di poesie, no? Delicate verso. Nel libro, anche non so se ve lo ricordate, ma a me ancora causa incubi notturni, il parallelismo tra un neonazista del battaglione Azov e Oskar Schindler, fatto in prima serata su Re 3 da Massimo Gravellini, e questa cosa ancora dire Un malox, grazie. diciamo ancora sono turbata. No, mamma mia. E poi lesse anche la poesia, ti ricordi? Sì. Sì. La televisione pubblica. Mi devo riprendere, vabbè. Che No, dire? fu una pagina veramente allucinante. Invece, io mi ricordo che la TV tedesca prima del 2022 aveva realizzato un lavoro, un film, se non sbaglio, a episodi, una miniserie che si chiamava Der Oberlaufer. Der Oberlaufer, tradotto è il disertore, in italiano è uscito ed era basato su un bestseller. Parla appunto dell'invasione, della presenza dei tedeschi nel fronte dell'est. E in un episodio vedi il protagonista che è a Kiev
Kiev, scusami, adesso si dice Kiev. Sì, e vede appunto arrivare le milizie locali ucraine che rastrellano gli ebrei e li portano ai campi di sterminio, proprio vengono uccisi. Questo per dire che questo aspetto, che era basato su documenti e ricordi dei soldati che avevano vissuto questi episodi, perché è un romanzo, adesso non so se è autobiografico o meno, devo ricercarlo e leggerlo, perché era molto interessante. Parlava di episodi che erano dati per acquisiti nei racconti dei reduci e dei combattimenti, che avevano parlato ampiamente del ruolo di queste milizie che affiancavano e appoggiavano le SS, tant'è che c'era questo battaglione inserito nelle SS, il battaglione era un reggimento, e adesso invece viene negato il tutto. Guai, tant'è che quella serie non la vedi neanche in giro, tra le altre cose. Sarebbe d'accordo con... Come? Vjatrovic non sarebbe d'accordo con... No, direbbe che è tutta mistificazione e falsificazione. Anche l'arresto di Bandera è stato giustificato in maniera errata storicamente, no? Esatto, proprio anche su questa questione qui che è appena citato, Vjatrovic si è espresso dicendo che è pura fantasia che ci fossero, che gli ucraini fossero vagamente responsabili di Babi Yar e di tutto quello che è successo a Kiev durante la Seconda Guerra Mondiale. Cioè, quindi insomma, purtroppo questo sì, è... Gli archivi degli ebrei sopravvissuti, che poi hanno creato un database, allora era un archivio con tutte le informazioni relative, nomi, cognomi, riportati dai sopravvissuti che cercarono i responsabili nazisti scampati, tra le altre cose. Ci fu tutto questo grande processo di documentazione, sono molto contrariati da questa negazione, tant'è che non so se ti ricordi, durante i suoi tour di collegamento con i vari parlamenti, Zelensky si collegò anche con l'Oknesset, no? Vabbè, adesso è in una fase critica Israele e alle prese con un conflitto interno alla Palestina, e quindi vabbè, non è degli esempi migliori da citare, però visto l'andamento del massacro, però molti deputati si alzarono in piedi a protestare vivamente contro Zelensky, perché aveva accostato l'attuale situazione dell'Ucraina alla Shoah, e loro dissero: si ricordi che Bandera uccise 300, non mi ricordo più se 1.600.000 forse. Le cifre variano. Variano, infatti. Da poco 1 milione a 1.300.000, anche sì. Alcuni dicono. E quindi glielo rinfacciarono, perché giustamente, e d'altronde si sono sempre rifiutati di fornire sistemi d'arma. Sì. Anche questo deve avere una giustificazione, visto che tutti i paesi occidentali, presto o tardi, lo hanno fatto. Quindi come paese democratico non ti sembra soddisfi molti requisiti, oppure i valori europei sono altri? Magari i valori europei stanno cambiando, se stanno cambiando può essere, non so. Ma quelli dell'Unione, per essere precisi. Esatto. L'Europa è qualcosa di più vasto. Non li ho capiti in realtà, perché l'Unione forse ha gli stessi valori degli Stati Uniti, evidentemente, perché non si impone molto su nulla, veramente. Quindi probabilmente ha sussunto gli stessi valori statunitensi. Saprei, se andiamo a guardare le norme comunitarie e i criteri di Copenaghen, quelli per accedere all'Unione Europea, spiego perché e per come
L'Ucraina purtroppo non ne rispetti molti. Innanzitutto lo dicono le stesse istituzioni europee. Ad esempio c'è la Commissione di Venezia, che è un organo che appunto sostiene i paesi nel loro percorso di democratizzazione, fornendo pareri di altissimo livello sulle norme che vengono emanate. E le norme come la lustrazia, pulizia, una legge che non conosce nessuno, ma che in Ucraina ha portato al licenziamento di quasi 1 milione di persone, che hanno l'unica colpa di aver lavorato sotto il governo di Yanukovych. Tra l'altro, cosa divertente, anche Poroshenko ha lavorato sotto il governo di Yanukovych, era ministro, mi pare, dell'agricoltura o qualcosa del genere. Però per meno di un anno, quindi lui non è stato licenziato. Invece, se lavoravi per più di un anno, se avevi lavorato per più di un anno sotto il governo di Yanukovych come funzionario, questa legge ti epurava proprio senza pietà. Non solo se avevi lavorato per un anno sotto Yanukovych, ma anche se eri stato funzionario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. O se no, stato... Partito Comunista Ucraino. Partito Comunista Ucraino, o se eri stato funzionario del KGB. Tanto che cinque funzionari ucraini che sono stati licenziati hanno fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha dato loro la ragione e ha anche detto, uno di questi era stato un funzionario locale del Partito Comunista e negli anni 90, quindi 30 anni prima, l'Unione Europea, cioè la Corte, ha detto che c'è stato un totale disprezzo dei diritti di questa persona, e questi sono solo 5 che poi sono arrivati alla Corte Europea. Ma parliamo di una legge che è stata considerata assolutamente antidemocratica dalle istituzioni europee. Poi c'è la legge sulla decomunistizzazione. Ma gli stessi attivisti ucraini dicevano che era una legge che avrebbe portato a una frattura enorme in seno alla società, perché molti ucraini erano più legati all'Unione Sovietica, altri no, ma fare una legge in cui vieti la commemorazione di eventi storici come il 9 maggio, la vittoria sul nazifascismo, rendi illegali alcuni simboli come la stella rossa. Sì, hanno spostato la festa all'8 maggio, mettendola come in Europa, credo, cambiandone il titolo. Tu la sai la questione perché si festeggia all'8 maggio e al 9 maggio? Non me la ricordo. Ecco, perché quando è stato firmato l'accordo a Berlino, a Mosca era già il 9 maggio. Ah, ok. Per il fuso orario. E quindi in Europa è l'8, mentre là è il 9. Tutto lì. Ma il fatto che in Ucraina rifiutino addirittura il fuso orario che era del loro paese, è assurdo. Hanno spostato anche il Natale ortodosso, che loro lo festeggiano il 7 gennaio, i cristiani ortodossi, quindi anche gli ucraini. E quelli ortodossi, esatto, ci sono anche cristiani nell'ovest, cattolici, scusami, cattolici. La maggior parte sono ortodossi. Sì. E loro per tradizione lo festeggiano il 7 gennaio, così come in Serbia, eccetera. Ma l'anno scorso, non so se vi ricordate, ma si voleva celebrare il Natale il 25 dicembre. Sì. Tra le altre cose, una delle questioni che si sono aperte di recente è legata anche alla persecuzione religiosa. Anche in sede ONU si sta aprendo questa parentesi di normalità tra le istituzioni internazionali che riguarda appunto il difendere il credo religioso, la libertà di fede, perché in Ucraina questo invece non sta avvenendo, perché hanno creato quella che è la Chiesa di Stato praticamente. Sì, la Chiesa ortodossa legata a Kirill è vista come un organo, un'istituzione che fa propaganda per...
per Mosca, che in parte è anche vero, nel senso molte istituzioni religiose in Ucraina sono più favore, come era prima dell'invasione, comunque quella parte di opinione pubblica che è sempre esistita comunque in Ucraina, molti sono favorevoli al diciamo anche all'intervento militare russo, sono contrari al governo ucraino e purtroppo però la questione politica è entrata nella questione religiosa e quindi c'è una persecuzione sì degli ortodossi, diciamo di quelli legati alla Chiesa russa, perché sono visti come agenti russi. Sì, nonostante che a inizio conflitto addirittura avessero condannato fortemente l'invasione, questo non è stato visto abbastanza sufficiente, perché volevano probabilmente l'odio espresso contro il nemico, cosa che invece la Chiesa ha sempre cercato di evitare, parlando più che altro di fraternità dei popoli e quindi di non... come d'altronde deve fare, oltretutto, il ruolo della Chiesa è riconoscere la fraternità delle persone, non benedire i conflitti. Esatto, diciamo che Kirill si è esposto magari in modo abbastanza netto, non è detto che anche i singoli parroci delle singole... abbiano fatto altrettanto, esatto. Per carità. Esatto, però da un punto di vista governativo è stato visto così. Certo, purtroppo la libertà religiosa non dovrebbe entrare nei conflitti, ma come sappiamo... Ti faccio una domanda sull'attualità. Sì. Come interpreti l'inizio della discussione sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea? Secondo me è veramente una vittoria? Tutta una vittoria, diciamo, viene detto da 2 anni, la vittoria, non si sa dove è che stiamo vincendo qualcosa, perché c'è un paese completamente devastato, sul campo la controffensiva esce dall'inchiesta del Washington Post, non è che è fallita, è stata un disastro, ma roba che andrebbe nei tribunali militari, perché hanno mandato a morire ragazzini completamente inesperti. Si parla del 70% di persone che non avevano alcuna esperienza di combattimento, quindi... Le recenti dichiarazioni dicono che in realtà hanno tenuto i materiali per la prossima offensiva, il 90%. Vabbè, può essere. Sì, ma perché mai usarli quando ne hai bisogno, no? Quando puoi tenerli per la successiva. No, vabbè, tra l'altro sapendo in anticipo che avevano probabilità di successo del 50%, quindi proprio così, tiriamo una moneta e vediamo che va. È la vittoria, tutta questa retorica, è una vittoria, che ne so, qualsiasi cosa è una vittoria. Non è una vittoria questa, è un percorso che l'Ucraina vuole iniziare, ma è un po' quasi un contentino, nel senso che questi si ritrovano un paese devastato, e milioni di persone rifugiate in altri paesi, tra cui la Russia, e appunto una sì, ci vivono credo 8 milioni di ucraini, 3 di recente acquisizione dal 2022 e 5 precedentemente arrivati là. Si sono rifugiati in Russia, molti dal Donbass, molti altri perché avevano parenti, come dicevo prima. Sì. Sono molti contatti e quindi questa cosa dell'Unione Europea secondo me è l'unica prospettiva vagamente positiva che Zelensky può proporre al suo popolo, dire vabbè, però almeno abbiamo fatto questo passo in avanti. Sì, soffriamo, ma vediamo che ci stiamo avvicinando alla meta. E poi secondo me come in altri contesti, anche qua è molto inquinato da, non voglio usare il termine propaganda, ma comunque questa retorica poco lucida, perché, ripeto, parliamo di un paese in guerra che non potrebbe neanche entrare nell'Unione Europea e
a cui ci vorranno anni, decenni per fare delle riforme sia economiche, se si riprenderanno mai, spero di sì, sia politiche per arrivare a dei livelli decenti per poter anche solo chiedere di entrare in Unione Europea. Ci sono paesi che aspettano da decenni di poter entrare. Io tutta questa vittoria non la vedo. Tra l'altro, il problema principale di tutto questo non era tanto l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, che certo non avrebbe mai fatto piacere a Putin, sicuramente, perché andava a perdere un mercato importante comunque per la Russia, un partner, e poi comunque appunto un territorio che è sempre stato considerato da Putin come un'estensione in modo sbagliato chiaramente della Russia. Però in realtà il problema non è mai stato tanto quello quanto... Sì, l'ha ribadito questo concetto ancora nel recente discorso, ha fatto riferimento a una parte di territori di quello che è l'Ucraina odierna, che poi tra l'altro è stata delineata in questi confini solamente sotto l'Unione Sovietica, prima non esisteva in questi termini. E ha fatto riferimento appunto alla parte del sud-est e di Odessa, praticamente. Esatto. Sì. Odessa è una città fondata dai russi, proprio dalla zarina, durante l'impero russo. Questo non vuol dire che anche Londra è stata fondata dai romani, però insomma, sì, infatti. Significa che... sia il caso di invaderla, ecco, sarebbe stato conveniente per l'Ucraina, per il popolo ucraino, avere buoni rapporti con l'Unione Europea, con la Russia. E c'è un punto che non abbiamo trattato. Sì. L'espansione della NATO. Sì. Riguarda o non riguarda secondo te i motivi per cui ci troviamo in questo coinvolti, comunque spettatori di questo conflitto? Ma la questione che di fatto potrebbe intendersi non solo come Ucraina contro la Russia, ma anche come NATO contro Russia per tramite ucraino. Sì, la questione NATO è la questione fondamentale in realtà. Abbiamo parlato di tutt'altro, ma il nodo centrale per capire questa guerra veramente fino in fondo non è né quello culturale, né quello l'imperialismo, né l'Unione Europea, né nient'altro, se non questo. Si parla di alleanze militari, quindi parliamo di questioni prettamente strategiche. E parliamo di un problema che i russi hanno sollevato fin dagli anni 90. I detrattori dicono che non c'entra nulla, che sono favole inventate dai filorussi cattivoni, ma è tutto negli archivi, nei documenti desecretati, che già dagli anni 90, anzi addirittura dal crollo del muro di Berlino e con la riunificazione della Germania, anche i leader sovietici più filo-occidentali della storia, come Gorbaciov e Yeltsin, erano assolutamente contrari e preoccupatissimi di un avanzamento della NATO, di un inglobamento della NATO, cioè delle ex repubbliche sovietiche all'interno della NATO, e non solo, anche del patto di Varsavia. Esatto, e non solo, i partner occidentali avevano dato ampie rassicurazioni in colloqui di altissimo livello ai russi che questo non sarebbe successo. Lo disse anche il segretario della NATO di allora in un discorso pubblico. E si cercava la volontà all'epoca, dopo il crollo del muro, era di uscire dalle vecchie alleanze militari, quindi uscire anche da sciogliere anche la NATO in Europa e creare un sistema di sicurezza paneuropeo in cui anche i russi avrebbero dovuto partecipare per stabilizzare il continente. Questa cosa ovviamente, come sappiamo, non è mai successa. La NATO è avanzata fin dove sappiamo, ma già nel 2008 la Russia ha invaso la Georgia in quell'invasione lampo di 5 giorni proprio per la questione NATO, perché si voleva allargare
si voleva inviare l'invito ad entrare anche alla Georgia, all'Ucraina, che erano due territori. Sì, all'epoca c'era il presidente Saakashvili. Esatto, un altro ultranazionalista. E la Russia aveva già dato ampi segnali che era disposta a utilizzare la forza militare per allontanare la NATO dai propri confini. Anche in Georgia esistevano queste due repubbliche filorusse, l'Abkhazia e l'Ossetia del Sud, con i separatisti, quindi una storia che già abbiamo visto, sappiamo come agisce la Russia, quindi sappiamo che si creano questi territori che poi, ripeto, contesi. Esatto, sono delle popolazioni che magari sono anche, hanno anche dei sentimenti filorussi, usiamo questo termine che io non sopporto più, però di vicinanza alla Russia, che arrivano a prendere le armi contro questi governi ultranazionalisti, ma la Russia e Putin sovvenziona, arma, finanzia e sostiene i ribelli per creare questi paesi in guerra, così che non possano entrare nella NATO. Sono cose che mi sembra di aver già sentito quando ho visto la guerra, ho seguito la guerra in Siria, eccetera, perché vedevo le formazioni di terroristi, diciamo estremisti islamici, che erano dotati di armi della NATO. E la cosa mi sembrava un po' sospetta, ecco, insomma. Ma i famosi ribelli democratici. Sì, sì, quelli che qualcuno chiamava partigiani addirittura. Sì. Sì. Esatto, fino a quando poi sono stati usati poi per attaccare i curdi. Ecco. Esatto. E lì ci fu un certo cortocircuito nella testa di qualcuno. Comunque, no, sono pratiche che a livello di potenze sono avvenute dai tempi dei tempi. Ricordiamo solamente le guerre civili nel Sud America, con le une parti armate dagli Stati Uniti, gli altri dall'Unione Sovietica, le guerre nel sud-est asiatico, e via dicendo, ecco. Quindi oppure la guerra ad esempio in Cecenia, dove una parte era palesemente spalleggiata dall'Occidente in funzione di dissoluzione della Russia, esatto, che era uscita successivamente. Putin stesso fino al 2006 addirittura sperava di riuscire a entrare nella NATO, addirittura. Sì, i rapporti erano tranquilli, diciamo, e sì, con le Torri Gemelle. E dopo appunto il 2001 la Russia stava combattendo questa guerra, cioè erano avvenuti degli attentati terroristici in Beslan, esatto, e che hanno causato centinaia di vittime civili, tra cui bambini, e era l'epoca della lotta al terrorismo dopo le Torri Gemelle. Quindi Putin ha cercato, ne parlo nel libro, di avvicinarsi alla NATO. Ma perché? Perché si parlava all'epoca di rendere la NATO un sistema più politico e meno militare, quindi un'alleanza più politica. E Putin disse proprio chiaramente, lo cito nel libro, anzi non lo disse Putin, ma il ministro degli esteri russo disse: la NATO non lo vediamo più come un problema come prima, questo avanzamento a est, che oggi ci sembra follia, perché sembra che stiano diventando un organo più politico. Quindi se è così, noi guardiamo, assistiamo a questo processo e vediamo, insomma, di vedere come va. Ovviamente non sono stati molto molto filati i russi, e quindi poi si è arrivati. Sì, c'erano forse altre diciamo mire da parte dei paesi della NATO, ecco, nei confronti della Russia. Esatto. Che poi vengono un po' messi chiariti nel discorso di Monaco del 2007, in cui da lì si rompono i rapporti amichevoli di qualunque tipo, ecco. Esatto, e che pure quello viene ripostato. Sì. Infatti ho apprezzato tutti questi aspetti, perché hai fatto veramente un lavoro completo. Grazie. Brava, brava, grazie. Brava.
Quindi ripeto, se si vuole avere non solo la vedere come vengono, perché tre luoghi comuni diffusi dal mainstream sono in realtà non trovano diciamo conferma nella realtà, ma i documenti che hai trovato lì non solo li contestano ma li smentiscono in pieno. Hai documentato molto bene la reale situazione politica e il peso economico delle forze estremiste di destra nell'Ucraina, casomai ce ne fosse ancora bisogno, se qualcuno non l'ha capito con quello che sta succedendo. Tu hai trovato la documentazione, sei andata a vedere nella storia passata che cosa è successo e qual è stato il vero ruolo di alcune figure storiche, di alcuni movimenti storici citati. Ricordiamo soprattutto il fatto che abbiano premiato e applaudito con una standing ovation nel Parlamento canadese uno di questi criminali. Salvo poi dire, ma non avevo capito, perché in funzione antisovietica tutto sembra, no? Permesso, consentito e addirittura che abbia effetti benefici. Invece non è così. La storia ha sempre una documentazione. Hai fatto una scelta molto importante, cioè quella di acquisire fonti occidentali in modo da non essere accusata di essere andata a cercare fonti compromesse dal punto di vista occidentale. Hai detto più volte fonti occidentali, polacche, fonti ucraine stesse, e pertanto hai fatto un grande lavoro. Con questo libro si hanno delle argomentazioni solide per confutare tanti dei luoghi comuni che ci sono stati appioppati dai media con una certa saccenza e probabilmente esclusivamente a fini propagandistici. Ecco, quindi brava, brava Benedetta, non hai bisogno che te lo dica io, comunque hai fatto un grande lavoro veramente e mi fa molto piacere. Ti auguro, quindi spero che ci sia possibilità poi di anche magari di fronte a qualche evento o altro di avere una tua analisi sul mio canale, perché mi farebbe molto piacere appunto un confronto su alcuni temi, visto che hai una grande preparazione in tal senso. Volentieri, grazie mille, grazie per l'ospitalità. No, figurati, è un dovere. Quindi chi volesse approfondire non ha che da prendere questo libro e leggerlo, perché ci trova tutto. Benissimo, grazie ancora e alla prossima. E quando è che ti vedremo sul canale di Santoro, che ha anche un canale YouTube lui, giusto? Sì, Michele Santoro Presenta si chiama. Io mi occupo del conflitto, della guerra, un tema molto rilassante, però me ne occupo io. Facciamo le registrazioni tutte le settimane, quindi una volta a settimana, di solito il giovedì sera. Mi trovate lì. Benissimo, non mancheremo. A presto allora, ciao Benedetta. Ciao, grazie mille. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao a tutti. Ciao.